Allora, ciao. 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 Quindi, questa volta Pino ha portato ancora un'altra persona, ha fatto conoscere un suo Un vecchio mio amico, amico diciamo, un amico. a Salvatore. Per quale motivo? Allora, il motivo è, diciamo, sem molto semplice in queste circostanze, diciamo. L'amico Nino Napole, che ci conosciamo da una vita, proprio un'amicizia fraterna, ogni tanto mi diceva, andando, che voleva un consiglio, qualcosa, perché lui aveva qualche problema. Non mi diceva quale, però poi circa 6 mesi fa è venuto da me dicendomi: Pino, sapendo la mia situazione, io voglio conoscere il tuo amico Salvatore Paladino. Purtroppo in quel periodo Salvatore Paladino stava male. E ci ha detto: Nino, guarda, aspetta. Appena Salvatore si riprende, sta bene, sarò io senz'altro a fartelo conoscere. Allora, un giorno, circa un mese fa, mi è venuto a trovare nel mio ufficio e l'ho visto un pochettino disperato. Cioè, fisicamente l'ho visto e, diciamo, anche purtroppo Moralmente. moralmente, perché era proprio disperato e stava male. Doveva fare alcune terapie che gli avevano dato i medici, e cose che per me sono state, cioè queste parole mi hanno veramente colpito. Gli ho detto: non vale più niente, tu non hai niente, a te ti stanno rovinando. Proprio queste parole gli ho detto: tu non devi andare più in nessun posto, perché doveva andare a fare biopsie, a fare altre Insomma, cose. diversi accertamenti Proprio cose che mi hanno veramente diagnostici. colpito. Se non vale più niente, ti porterò dal mio amico. E così. È stato. Allora, C'è stato. Nino Napoli E ora così è potrà stato. dire da quanto tempo e quante cose purtroppo ha dovuto, quante medicine ha dovuto prendere, i farmaci che prendeva, le visite mediche che lui andava a fare, che non riusciva a migliorare il suo stato, diciamo, fisico. Giusto, Nino, Esattamente, quello che mi hai detto è proprio questo. Ora tu esattamente. puoi dire, Posso aggiungere qualche puoi particolare? aggiungere quello che io non dico, perché le sai tu queste cose Esattamente, della tua, esattamente. diciamo, chiamiamola malattia, ecco, Esattamente. chiamiamola malattia. Allora, la mia storia parte molto brevemente dall'inizio dello scorso anno, quindi 2012. Esattamente nel mese di gennaio, fine gennaio. Mi sono recato in un laboratorio di analisi per fare un controllo di routine. Dopo aver fatto il prelievo del sangue, mi metto in macchina per ritornarmene nel mio studio a lavorare. Non riesco neanche ad arrivare nel mio studio e mi giunge una telefonata al telefonino in macchina e i miei conoscenti, i miei amici, devo dire, del laboratorio di analisi mi dicono di, ove possibile, di ritornare al più presto lì in laboratorio, perché c'è qualche cosa che non va. Questo particolare che non andava era legato al risultato dell'emocromo, quindi valori ematici. Un valore ematico in particolare era fuori misura, nel senso diminutivo del suo valore, diciamo, normale. Per cui, chiaramente, a fronte di questo allarme, chiaramente io per mia natura sono molto sensibile e molto ansioso, e già la chiamata telefonica, avendo visto chi mi chiamava, già ho dovuto Ti ha bere un po' di allarmato. acqua in macchina, perché già Allora. stavo male. Ritorno lì in laboratorio e mi dicono di che cosa si trattava. E mi dicono anche che devo con estrema urgenza andare a Palermo per andare a trovare un certo specialista, ematologo, per vedere un pochino di affrontare questa questione. Questo ematologo mi visita, poi in una seconda tornata, intanto mi ha dato subito una cura essenzialmente legata a uso massiccio di cortisone. E io, nonostante faccia un altro mestiere, so benissimo gli effetti collaterali, che non sono tanto collaterali ma sono fondamentali,
del cortisone, perché il cortisone genera problemi ai molto peli, invasivo. Genera problemi alle ossa, genera problemi alla vista, genera tutta una serie di problemi infiniti che si possono aggiungere a quelli che ho detto. Pur non di meno, non avendo altro genere di cultura se non quella medica, mi sono affidato all'indicazione del medico. E ha pagato pure, giusto? E ho pure pagato, ovviamente, perché il medico si paga. E ho cominciato questa terapia cortisonica con l'uso parallelo di altre medicine che servivano eventualmente a fluidificare il sangue, a renderlo tale da non creare problemi di emorragie e quant'altro. A distanza di pochi mesi, sempre con questa terapia, nonostante i valori di quel particolare dato ematico siano leggermente migliorati proprio a fronte di questo stimolo dato dal cortisone, perché in effetti fa anche questo, oltre a fare danno, determina anche uno stimolo, per cui, però rimanendo sempre una molteplicità di danni, agisce sull'effetto, che stanno in agguato, giusto? E ribadendo il concetto, che è sempre valido, che qualunque medicina, e ci rendiamo conto soltanto dopo, non guarisce ma tampona, ma allunga, ma attenua, ma non risolve mai il problema alla base. Quindi, a loro dire, io trascorso tutto il 2012 e nella fase finale del 2012 mi hanno affiancato tra l'altro ad un reumatologo, perché mi dicevano che era necessaria anche la figura del reumatologo per curare ancora meglio questo mio problema, il quale reumatologo ha aggiunto altri farmaci, dicendomi tra le righe: veda che lei fra 5-6 mesi al massimo dovrà andare da un bravo oculista per fare la verifica del fondo oculare, perché sappia che questa medicina a poco può distruggere pure gli occhi. Strano che si chiami medicina qualcosa che possa distruggere. Esattamente. Quindi provate a immaginare, intanto quando lui mi disse questo, ero con mia moglie per fortuna e nell'ospedale dove mi è stata fatta questa visita ulteriore dal punto di vista reumatologico, hanno dovuto soccorrermi facendomi distendere sul lettino, perché mi sono sentito malissimo a fronte di queste affermazioni. Mi hanno dato da bere acqua perché mi sono sentito veramente male, mi sono sentito ancora più male di quello che in effetti era la realtà, però dal punto di vista psicologico mi stavano debellando. E ho dovuto aggiungere quest'altra cura e all'inizio di quest'anno, quando un giorno mi sono reso conto, proprio nei primissimi mesi, sul finire delle vacanze, delle cosiddette vacanze natalizie, che io non mi sono goduto perché il mio pensiero era martellante, era sempre lì, non lavoravo più nel mio studio in maniera serena. La sera mi coricavo e non dormivo. Il mio era un pensiero martellante e costante su quello che poteva essere il mio destino più o meno immediato. Era diventato come un'ossessione. Era diventato una sorta di incubo la mia vita. Al che un giorno ho detto a mia moglie, e già l'avevo detto prima, quando sapendo del problema di Pino gli avevo raccontato tutta la sua storia, eccetera, eccetera, e mia moglie mi ha detto: cioè, tu che cosa aspetti? Visto che sei convinto, visto che Pino ti ha detto quello che ti ha detto, che ti ha fatto una marea di esempi di altre persone che sono state curate, guarite, messe a posto, tu intendi andare ancora avanti con la terapia tradizionale farmacologica o vuoi dare un taglio a questa situazione e cambiare radicalmente? E io ho risposto: voglio cambiare perché non ce la faccio più. Io non mi vergogno di dire, a ottobre, se Dio vorrà, dovrò compiere 60 anni, non mi vergogno di dire che quasi tutti i giorni piangevo aggrappandomi a mia moglie, quando telefonavo a mio figlio che studia a Bologna, molto spesso dovevo interrompere e dare il mio telefonino a mia moglie perché non avevo la forza di andare avanti perché sbottavo a piangere,
ero diventato una porcheria umana. Tu eri diventato così, è bene precisare, credo che tu l'abbia già fatto precedentemente, perché tutte le informazioni, diciamo così, che ti hanno dato i medici riguardo al tuo stato di salute non erano altro che negative. È molto negative. E che non aprivano nessuna luce all'orizzonte. Tanto da scompensare il tuo, diciamo così, il tuo stato psicologico. Era soltanto una sorta di destino a cui io ero sottoposto, che mi portava a dover continuare perennemente. Quindi è bene precisare altre due cose: violenza fisica attraverso i farmaci e violenza psicologica, ancora più grave. Soprattutto. E impossibilità di poter dare un'alternativa a questa affermazione, stante che io non sono un medico. Quindi o avrei dovuto assolutamente respingere tutto questo. Peraltro devo aggiungere, e questo lo devo dire perché è la verità, ancora prima di prendere questa decisione, molto tempo prima di sapere di Pino, di sapere dell'esistenza di un caro amico che peraltro è fratello di una persona che ho conosciuto e conosco da quando ero bambino, prima di arrivare a questo avevo pensando di fare bene, di prendere questo mio dossier abbastanza consistente, perché era arrivato a diverse visite, quindi cartelle cliniche, analisi di tutti i tipi, e un giorno ho deciso di mandarlo per email presso un ospedale rinomato d'Italia, del nord. Per tutta risposta mi hanno pure telefonato, dicendomi che quello che stavo facendo a Palermo era il meglio che io potessi fare, che non c'era soluzione migliore di questa, che non avevo nessuna ragione per andare da loro, perché sarebbe stata solo una sovrapposizione esattamente uguale a quella che mi avevano prescritto a Palermo. Non contento di questo, ho mandato lo stesso dossier in un'altra città della nostra nazione e mi hanno risposto la stessa cosa. Non contento di questa seconda soluzione, ho mandato lo stesso dossier a una terza università medica italiana e quasi quasi non mi hanno neanche risposto, perché mi hanno detto: stia dove sta a Palermo perché lì va bene, non c'è nessun bisogno che lei venga qui da noi, continui su questa strada. Quindi pur avendo consultato diversi pareri hai avuto la stessa risposta. La strada era sempre quella, era segnata, era una sorta di cammino inevitabile. Come ho detto prima, ho dato una svolta a questa decisione, ho deciso sulla mia vita, perché ognuno di noi è artefice del proprio destino, poi alla fine, perché questo è, per quanto uno possa dire fai chisso, fai chillo e fai l'altro, poi alla fine o marcio è marcio e poi giù nel capo marcio. Quindi alla fine ho deciso in maniera drastica, immediata, perché io nelle mie cose sono così, nel bene o nel male, se devo dire che cambio, cambio, e conosco il bianco e il nero, i grigi io non li conosco, o vado sul bianco o vado sul nero, e ho scelto di andare sul bianco perché quello per me era un nero perché era una strada senza via d'uscita, con poche speranze, una strada senza via d'uscita. È accaduto quindi? E quindi è accaduto che mi sono voluto, con la mia volontà e con la mia convinzione, mettere innanzitutto nelle mani di Pino Cammarata, che mi ha fatto conoscere fisicamente e intellettualmente l'amico che sta accanto a noi. E quando ho conosciuto Salvatore Palatino, mi sono dato ampia apertura ad ascoltare, a sentire, perché mi sono detto: o ascolto quello che mi dici tu, lui, e lo faccio. I consigli di Salvatore. O diversamente, in base a quello che lui mi dirà, tornandomi a casa, dirò lo faccio o non lo faccio. Io ho voluto farlo, lo sto facendo, sono già alla terza settimana abbondante. Quindi, Salvatore, che tipo di percorso ti ha fatto intraprendere? Cioè, andiamo nel dettaglio di questo tipo di terapia. Mi ha messo a digiuno. Io attualmente sono a digiuno dal punto di vista classico del termine digiuno, perché quello che sto facendo consiste, nonostante siano passate, adesso dirò in che cosa consiste, quello che sto facendo
fino a prova contraria dall'11 di marzo. Siamo arrivati al 3 di aprile. Aprile. Io sto ancora all'impiede, io lavoro nel mio studio. Se devo arare il mio terreno con l'uso del trattorino, come ho fatto ieri e nelle giornate di vacanza che ho dedicato a mettere a posto il mio orto per mettere le nuove colture, l'ho fatto addirittura con maggiore energia. Fisicamente stai molto meglio. Con maggiore energia di quella che avevo quando si diceva che stavo bene, compreso me che dicevo che stavo bene. E sto andando avanti. Quello che sto facendo in particolare consiste in questo. Io tutte le mattine, intanto dal primo giorno sono partito con l'assunzione di un limone spremuto raccolto dal mio giardino, con aggiunta di argilla, quella che si utilizza per via orale, e partendo da un limone al giorno, poi sono arrivato al nono giorno a 9 limoni, e poi in fase discendente, sempre con acqua e argilla, con acqua e argilla, e in fase discendente fino ad arrivare ad un limone, cosa che sto continuando a fare in maniera costante tutti i giorni. Parallelamente, la mattina quando mi alzo di buon'ora, tra l'altro devo aggiungere che la mattina mi alzo come una molla dal letto, non riesco a stare più alle 6 massimo, già io sono a terra, mi alzo senza essere stanco, sono già subito attivo, eccetera, eccetera. Cos'è che provoca questo tipo di terapia? La disintossicazione. Completa. Volevo completare dicendo cosa faccio, ecco, quindi aggiungo tutte le mattine l'enteroclisma, aggiungo durante la giornata l'assunzione di infusi e di decotti, uno di erba cavallina o detta in maniera scientifica equisetum, oppure e in aggiunta il fieno greco. In questo caso è un infuso, non è più un decotto. Lo distribuisco nell'arco della mia giornata, aggiungo a questa terapia l'uso del miele come prodotto naturale che serve a dare maggiore energia per poter affrontare anche con una certa vivacità, insomma, la giornata per quello che uno deve fare. Chiaramente non faccio cose che mi possono fare strafare dal punto di vista del dispendio delle mie forze, chiaramente cerco di mantenere e di non fare il passo più lungo della mia gamba, e vado avanti in questo modo. Quindi tu stai facendo una terapia di depurazione. Di depurazione. Una terapia che consiste appunto nel lavare proprio il sangue. Perfetto. Dalle tossine alimentari, dalle medicine che in dosi massicce ti hanno propinato e che tu hai dovuto assumere perché in quel momento non avevi alternative. Ho un torto collo. E quindi, insomma, questa pulizia del sangue farà sì che le tue condizioni generali e specifiche rispetto ai problemi che erano presenti miglioreranno. E questo è l'obiettivo, ovviamente. Adesso quanti giorni sono trascorsi? Sono trascorsi, quindi dall'11 ad oggi sono 24 giorni, compreso il primo 24 giorni, quindi di digiuno e di assunzione, depurazione. Queste liquidi, diciamo, di sospensione delle medicine. E di sospensione totale delle questo medicine. È bene, diciamo, ho buttato tutto via, non esiste più niente. Nessun farmaco, neanche né per il sangue, neanche per una pomata da applicare per uso esterno. Certo, anche le pomate molto spesso sono legge, vengono assorbite dalla pelle. Antistaminici e quant'altro. Insomma. Benissimo, va bene. Avremo modo di incontrarci nuovamente. Sicuramente. Per definire un altro passaggio. A Dio piacendo. Ok.